Si sbaglia di più a sopravvalutare o a sottovalutare, un errore a cui tutti noi siamo esposti quotidianamente, ma a cui sono soprattutto esposti coloro che devono prendere decisioni nel mondo dell'industria culturale, nel mondo dello spettacolo. Questa storia si svolge nel Capodanno del 1962. Quattro ragazzi, musicisti, arrivano a Londra, fanno un provino alla Decca e questo provino va bene ma non entusiasma i responsabili della Decca. Forse i ragazzi sono un po' tesi perché sono abituati a suonare dal vivo e non in studio. Comunque il giudizio alla fine della Decca è negativo e il responsabile di Crow dirà in particolare: i gruppi di chitarre hanno fatto il loro tempo. I quattro poi faranno un altro provino alla EMI, anche questo non entusiasmerà, però i responsabili della EMI decideranno di correre un piccolo rischio facendo un contratto molto cauto, e a questo punto il resto della storia probabilmente la conoscete o ve la immaginate. Da Please Please Me e Love Me Do, i primi singoli, i Beatles, questo è il nome del quartetto, avranno una catena di successi ininterrotti e diventeranno una delle storie di maggior successo, di maggior impatto nella storia della musica pop. Come fu possibile prendere un simile abbaglio? Naturalmente non è l'unico caso. Tantissimi scrittori poi diventati di successo, pensiamo ai libri di Harry Potter, tantissimi film, copioni, attori sono stati rifiutati anche molte volte e poi hanno avuto un successo clamoroso. Una delle cose più difficili, e qui sbagliò Dick Rowe, è naturalmente capire se quello che ha successo oggi avrà successo anche domani. Lui pensava di no, i gruppi di chitarre hanno fatto il loro tempo. Naturalmente si sbagliava clamorosamente, era così depresso per questo sbaglio che si confidò con George Harrison, chitarrista dei Beatles, e questi gli disse: perché non vai a sentire un nuovo gruppo secondo me molto promettente? Rowe andò e questa volta decise di non sottovalutare, fece subito un contratto ai Rolling Stones, questo è il nome dell'altro gruppo, e come ha detto un critico non pareggiò, perché non poteva pareggiare quel clamoroso errore, ma segnò almeno un grande gol della bandiera.